nuovo benvenuto a Roma 3. Innanzitutto mi scuso se per qualche minuto di attesa, ma sono davvero lieto oggi di partecipare alla giornata di apertura di questo evento che mi risulta essere forse la più significativa conferenza italiana sull'innovazione prodotta dalla rivoluzione dei dati. Quindi ringrazio il magnifico rettore, il presidente Tagliavanti, il professor Benedetto, l'amico e collega Vincenzo Zeno Zenkovic, e mi rivolgo un caro saluto anche a voi presenti, gentili ospiti. In questi due giorni, quindi, come da programma, l'Università di Roma 3 ospiterà, come già fatto in passato, i maggiori esperti del settore, che affronteranno questo tema sotto il profilo tecnico, scientifico, anche con riguardo, diciamo, alle ricadute imprenditoriali, illustrandone tutte le applicazioni nei diversi settori dell'economia e della società. E reputo di fondamentale importanza capire e analizzare i cambiamenti in atto nel mondo del digitale al fine di valorizzarli appieno e al fine di renderli fattore di crescita culturale e economica per l'Italia, per il nostro Paese, e assicurare così al nostro sistema un ruolo da protagonista anche rispetto alle più avanzate esperienze internazionali. Sull'innovazione non possiamo rimanere indietro e vi assicuro che anche nei frequenti incontri bilaterali, consessi internazionali, vi assicuro che anche gli altri leader europei hanno molta sensibilità su questo punto, condividiamo una grande sensibilità, siamo tutti consapevoli che i rispettivi sistemi paese, giocano una partita fondamentale sul tema del digitale. Il ricco programma di questa conferenza ci mostra come siano tante le esperienze di eccellenza che hanno applicato la rivoluzione dei dati per produrre benefici di carattere economico e sociale, dai trasporti all'energia, dall'edilizia ai beni culturali, dalla salute all'industria. Il governo, nei limiti ovviamente consentiti da un quadro di finanza pubblica che va tenuto ovviamente in ordine, ha da subito voluto investire in questo settore. Se mi permettete, abbiamo già offerto dei significativi gesti di attenzione e delle concrete misure in questa direzione. Abbiamo istituito un fondo di 45 milioni di euro in 3 anni destinato alle imprese per supportare le spese in innovazione. Abbiamo costituito il Fondo Italiano Innovazione, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, rivolto alle piccole, medie imprese, le quali potranno accedere a risorse finanziarie per l'innovazione sotto forma in particolare di partecipazione al capitale di rischio. Ancora, attraverso il CIPE abbiamo destinato 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e per le tecnologie emergenti, intelligenza artificiale, blockchain, Internet of Things. Abbiamo anche disposto e previsto incentivi per investimenti in tecnologie innovative, come pure per la formazione 4.0, impresa 4.0, rinnovando e rimodulando in favore delle medie e piccole imprese questi incentivi. Poi vorrei ricordare una misura che ho scoperto personalmente, spesso sfugge al mondo imprenditoriale, che invece ritengo anch'essa molto significativa. Abbiamo nella legge di bilancio previsto che ogni azienda abbia a disposizione un bonus da 40.000 euro per assumere un nuovo manager dell'informazione, perché trasformi i prodotti, il sistema digitale, per rinnovare il sistema e orientarlo verso il digitale, l'intero sistema interno di gestione e elaborazione dei dati. Sono misure che attestano quindi una concreta attenzione del governo, ma vi posso assicurare che sono misure che non ci appagano affatto. Dobbiamo fare di più, siamo quindi protesi, il nostro sistema deve orientarsi verso l'innovazione tecnologica. E attenzione,
Questo riguarda non solo il mondo imprenditoriale, riguarda il settore pubblico innanzitutto, perché certamente il settore pubblico è il più grande collettore e produttore di dati. Solo che dal mio insediamento ho scoperto che mancano ancora organizzazione e metodo di gestione dei dati prodotti e raccolti, che sono i fattori essenziali per i decisori istituzionali, i dipendenti pubblici, per accrescere le proprie performance in termini di efficacia e di efficienza, per comprendere in modo più accurato i problemi dei cittadini, dei vari settori di attività, dei vari settori economici, per prevedere nuovi bisogni, elaborare nuovi e innovativi strumenti di policy e infine anche per poter monitorare le proprie iniziative e quindi le proprie decisioni e l'allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali che sono state impegnate. I dati sono un pilastro essenziale in attività che sono sempre più interconnesse e che pertanto possono costruire uno strumento di non trascurabile rilievo per rendere sempre più rapida, sempre più efficace l'azione del governo. Una politica basata sui dati può efficacemente rafforzare il processo decisionale che è tradizionalmente basato sull'esperienza empirica. Ancora oggi, per buona parte, alcuni settori di intervento si affidano all'esperienza empirica o a protocolli che, per carità, sono tradizionali, consolidati, ma non è detto che siano i migliori. Quindi dobbiamo trasformare la politica da reattiva a proattiva. L'azione del governo diventa così un'azione informata, guidata da processi basati sull'evidenza dei dati, anticipando i bisogni e i trend nel tessuto sociale. Questo cambiamento può produrre significativi impatti sui cittadini, sulle imprese, sulla pubblica amministrazione stessa, perché è un procedimento orientato a garantire maggiore inclusività per quanto riguarda il processo decisionale, per quanto riguarda la fornitura dei servizi e anche, direi e non trascurerei, la più intensa produttività, soprattutto perché contribuisce a rinnovare e rafforzare la fiducia dei cittadini. In particolare nel settore pubblico sarebbe decisiva anche l'implementazione di quello che potremmo definire un continuo apprendimento. Mi piace chiamarlo monitoraggio intelligente di tutte le fasi del processo della produzione dei dati. Gli effetti possono essere di assoluto rilievo. Pensate a un'epidemia. Pensate alla quanto sarebbe utile poter raccogliere dati non solo sull'epidemia in sé, numero di persone colpite, distribuzione sul territorio, età, ma anche sulle cause dell'epidemia, così da poter mettere in atto misure preventive focalizzate e con un preciso target, i cui risultati potrebbero essere poi monitorati attraverso la raccolta di dati addizionali. Naturalmente la catena del valore dei dati pubblici riguarda tutti, dai ministri al personale amministrativo della PAC, PAL, da chi provvede all'attuazione delle indicazioni politiche a chi implementa i progetti fino ai manager delle risorse umane e delle risorse finanziarie. Tutti hanno una parte di responsabilità, tutti sono partecipi dei processi decisionali. Non pensate soltanto a chi è in alto, ma tutti coloro che partecipano al processo decisionale devono essere posti nella condizione di poter contribuire in modo avveduto e informato a rendere ancora più incisiva l'azione complessiva e quindi lo stesso processo decisionale e l'attuazione delle politiche pubbliche. I dati, quando sono parte integrante del ciclo completo delle policies, diventano essi stessi un asset essenziale per il governo. Non solo, l'integrazione dei dati forniti dai cittadini attraverso la loro interazione con attori pubblici permetterebbe lo sviluppo di servizi user-driven. I cittadini possono infatti contribuire direttamente al design e alla utilizzabilità dei servizi pubblici perché i loro effettivi bisogni e le loro situazioni personali possono essere presi in considerazione automaticamente attraverso il recupero dei dati che essi stessi producono. Diventa quindi più facile per le istituzioni conoscere le modalità in cui i cittadini utilizzano i servizi disponibili e di conseguenza adattare il design secondo i loro bisogni. Inoltre, quando la condivisione dei dati e l'analisi degli stessi diventano parte integrante delle politiche pubbliche,
viene garantita una migliore allocazione, una più congrua gestione delle risorse economiche, umane e materiali e quindi una complessiva ottimizzazione della spesa. Un approccio strategico alla governance dei dati è un prerequisito essenziale per perseguire questi scopi. E la recente riforma, attenzione, del CAD, del Codice dell'Amministrazione Digitale, introduce significativamente la piattaforma digitale nazionale dati. Il progetto che è stato avviato dal precedente governo e al quale l'attuale governo sta prestando molta attenzione e quindi sta garantendo piena continuità, dovrebbe assicurare un migliore utilizzo, una migliore condivisione dei dati, prevedendo la standardizzazione, la creazione di cataloghi e di meccanismi di verifica della disponibilità e ricerca. Ma le norme non sono sufficienti, e queste norme in particolare non sono sufficienti. L'utilizzo legale e il potenziale riuso sono spesso non propriamente definiti e rimangono ancora vaghi. Quindi permangono significative barriere a un'efficiente gestione dei dati all'interno del settore pubblico, a causa di fattori, diciamocelo anche francamente, culturali, tecnici, procedurali, tipici della pubblica amministrazione. Le amministrazioni spesso si rifiutano di condividere i dati, l'ho verificato anch'io, e spesso il mio intervento personale in casi concreti è riuscito un attimo a risolvere delle situazioni, diciamo così, di impasse. Si rifiutano di condividere i dati per vari timori, anche forse per retaggi culturali, non solo per ostacoli, diciamo, regolamentari o in generale normativi. Persiste, come dire, un certo approccio protezionistico, spesso dettato da interessi contrastanti tra le singole organizzazioni. In realtà, cioè, se ci collochiamo in una prospettiva completamente diversa, i dati hanno valore solo se si combinano con altri dati. I dataset presi individualmente hanno uno scarso valore. Solo attraverso la loro aggregazione possono aprire le straordinarie possibilità offerte alle tecniche di data analysis. Occorre una strategia quindi coerente che aiuti a superare gli ostacoli che ancora persistono. È necessario agire con interventi specifici che assicurano un sistema di governance che fornisca un quadro di riferimento chiaro. Al tempo stesso, per dare valore ai dati così indispensabili per le nostre attività, la condizione indispensabile è rappresentata dalla tecnologia digitale. Quindi l'ottimizzazione del patrimonio dei dati pubblici si può realizzare solo se vengono utilizzate soluzioni tecnologiche che permettano di trasformare i dati grezzi in informazioni, quindi stabilendo relazioni, e in conoscenza, comprensione delle relazioni. Vanno sicuramente, e ci stiamo lavorando con molta intensità, vanno implementate adeguate soluzioni tecnologiche che garantiscano la scoperta, i dati devono essere trovati, la condivisione, i dati devono essere resi condivisibili all'interno delle istituzioni, la loro utilizzabilità, i dati devono poter essere processati, devono poter essere trattati. Questo progetto, quindi, è di particolare significato. I miei collaboratori, alcuni qui presenti, lo sanno, è davvero questo progetto della Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati, va in questa direzione e lo ritengo strategico per realizzare e proseguire nella strada faticosissima, faticosissima. Voi siete esperti e sapete, potete immaginare quale complessità abbia questo percorso, la strada della digitalizzazione della pubblica amministrazione. È necessario elaborare un'organica comprensiva strategia, un solido modello di gestione che non solo copra l'intera catena del valore del dato, ma assicuri anche lo sviluppo di una efficace infrastruttura pubblica, affinché i dati, ecco questo è il risultato, l'obiettivo finale, possano diventare la base del processo decisionale strategico operativo a tutti i livelli del governo. Questa piattaforma è un primo, ma ripeto, significativo passo. Occorrerà verificarne i tempi congrui per l'attuazione, occorrerà monitorare costantemente i risultati e sicuramente dovremo trovarci pronti
data, come dire, la continua innovazione, frenetica innovazione del settore, pronti per continui, costanti aggiornamenti. Stiamo cercando di fare la nostra parte. Questa è una delle rivoluzioni più significative, sicuramente, che il comparto pubblico può realizzare. E tra l'altro è una rivoluzione che costa relativamente poco rispetto ad altri investimenti e produce in termini di efficacia ed efficienza tantissimo. Quindi io invito, e questa è anche un'occasione per farlo da una, come dire, da un luogo dove ci sono concentrati così tanti esperti, mi rivolgo a tutte le amministrazioni perché contribuiscano tutte a superare le resistenze che non sono più giustificabili, perché tutte convergano verso questo obiettivo fornendo l'accesso ai dati in loro possesso per trasformare la nostra pubblica amministrazione in uno dei migliori esempi di amministrazione guidata, indirizzata dai dati e quindi digitalizzata. All'interesse collettivo non possiamo anteporre la logica del possesso esclusivo, della data ownership, atteggiamento che non è lungimirante e, se mi permettete anche di dire, non è più comprensibile neppure su un piano di etica individuale e collettiva. Peraltro Internet ha rivoluzionato, ne siamo anche consapevoli di tutti, la logica proprio dell'appartenenza, no? Non c'è più la logica dominicale del dominio esclusivo, ma quello della condivisione, della fruizione, certo a determinate condizioni con le dovute garanzie. Un miglioramento delle politiche passa anche, no, qui siamo in una sede tecnologica, questo è un po'... Un miglioramento delle politiche passa anche attraverso un uso dei dati a fini sociali, orientato allo sviluppo integrale della persona, al suo inserimento nel contesto sociale, al pieno soddisfacimento dei suoi diritti. E certo, quando ragioniamo di dati, parliamo di trattamento dei dati, dobbiamo essere sempre consapevoli che c'è il problema delle garanzie, perché il trattamento dei dati, qualunque trattamento, richiede sempre le dovute garanzie, perché sono in gioco, e lo devo dire qui da giurista, sono in gioco sempre diritti fondamentali della persona, diritto alla riservatezza, all'identità personale, onore, dignità, reputazione. E da questo punto di vista quindi dobbiamo sempre vigilare perché tutte le garanzie costituzionali siano rispettate. Anche in questo settore, che è solo apparentemente caratterizzato da una preminente dimensione tecnica, occorre dunque porre la massima attenzione per le conseguenze che ogni nostra decisione, ogni nostro intervento, ogni nostra azione può produrre anche sulla persona. Anche in questo ambito siamo dunque chiamati a perseguire, se mi permettete, il bene comune, verso il quale devono convergere gli sforzi di tutti coloro che, dai vari punti di vista, ai vari livelli, hanno responsabilità pubbliche. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.